Questo programma è realizzato in collaborazione con Pianigiani Rottami, Autofficina Simoncini, Siena Bureau, Cancelli, Office e Concept Store, Vivaio Cerretani, Marzocchi Elettronica, Nuova Autocarrozzeria Bandinelli, Ottica Nova, Calcio Più, il settimanale sportivo della Toscana, The Lab, Work in Progress, Ristorante Casa Tua, ETS Tech. Buongiorno a tutti, da Susanna Pioli ed Enrico Corbelli siamo a Palazzo Berlinghieri a guardare, commentare le prove regolamentate di questa mattina. Ieri una lunga mattinata dove abbiamo potuto vedere i cavalli che avranno la possibilità di accedere, di arrivare alla scelta dei capitani. Oggi è il giorno dei piccoli, quindi oggi vedremo in piazza o comunque dei cavalli che anche pur se più grandi di età non avranno la possibilità di andare alla tratta e conseguentemente alla scelta dei capitani. Intanto le immagini sono sulla piazza del campo che si sta risvegliando. Molti i ragazzi presenti che probabilmente hanno tirato la notte, occhi comunque delle dirigenze attenti, anche se lo dicevamo prima, oggi c'è da applicarsi un po' meno, c'è soltanto da ragionare per il futuro, ma comunque vedere cavalli che per la prima volta calcano il tufo o comunque cavalli che durante tutto il percorso del protocollo sono stati attenzionati, hanno impressionato, è sicuramente una cosa interessante. Per cui occhi puntati anche questa mattina dei dirigenti, Fantini, addetti ai lavori, e tra poco ci godremo appunto questo spettacolo. I raggruppamenti previsti sono questa mattina sono sei e avremo modo di vedere moltissimi cavalli nuovi che comunque noi abbiamo avuto l'opportunità di seguire durante tutto il percorso di avvicinamento al Palio, che lo ripetevamo ieri sera ha caratterizzato e caratterizza la possibilità di accedere, di arrivare alla Piazza del Campo. Quindi, come dire, i cavalli che oggi vediamo non sono cavalli che sono nuovissimi, no? Sono comunque cavalli che hanno potuto già fare molto del percorso, un percorso che inizia da lontanissimo, che inizia paradossalmente al momento dell'acquisto del cavallo, lo dicevamo ieri, perché un cavallo viene acquistato con la prospettiva di correre il Palio e quindi già al momento dell'acquisto
un cavallo viene in qualche maniera selezionato anche proprio perché gli si vuole far fare questo gioco. Intanto le immagini sono sulla piazza del mercato, dove sono arrivati i cavalli che fra poco entreranno in pista, anzi arriveranno all'entrone. Vediamo i cavalli che vengono passeggiati, la prima prova, il primo raggruppamento che prevede la presenza di Assueoro, di Baila, di Bella Chissussole, di Diosu de Campeda, di Comancio, di Dolce come la Nutella e di Elegante Ulianesa. Con me c'è Enrico Corbelli. Buongiorno. Buongiorno e grazie davvero per essere venuto. Ieri abbiamo assistito a una lunga mattina dove i cavalli, diciamo, erano quelli un po' più attenzionati, no? Perché al netto dei cavalli che andranno di diritto alla tratta, poi ieri c'era comunque da dare un occhio attento e da capire quali saranno gli altri che andranno a riempire, perché comunque al di là del lotto alto, basso, medio o tutte le chiacchiere che si fanno nel prepalio e che poi fanno anche parte del gioco e della festa, comunque i cavalli ammessi direttamente alla tratta sono 7, per cui certamente 3 mancano, ammesso e non concesso, io credo non concesso, ma questo lo credo io, che tutti e 7 i cavalli ammessi alla tratta arrivino alla scelta dei capitani, perché poi purtroppo spesso c'è anche qualche fisiologico impiccetto per cui qualcosa può accadere, speriamo che non sia questo il caso, e comunque 3 di questi cavalli ne mancano. Ieri che cosa hai visto, Enrico? Non eri con noi perché per un problemino tecnico ieri mattina non è stato possibile averti ospite, per cui ti ringrazio di essere qui oggi e intanto così abbiamo l'occasione per fare una sorta di recap di quello che è successo, di quello che è successo ieri. Ti ricordo, ma lo saprai meglio di me, che comunque ieri c'erano nei cavalli che abbiamo visto c'erano comunque 3 cavalli che non sono stati ammessi direttamente alla tratta, ma che hanno già corso il palio e che sono Volpino, Vizzichesu e Tornada. Allora, diciamo che ieri ho visto un buon numero di cavalli andare abbastanza bene. Naturalmente ieri mattina non erano cavalli che galoppavano, diciamo, come volevano. I fantini li facevano galoppare come volevano loro, e comunque qualcuno meglio, qualcuno un po' meno, ma tutti dei cavalli mi sembra abbastanza addestrati. Ora naturalmente diciamo, l'ulteriore esame, perché poi l'esame vero sarà tra quelli che prenderanno, che non hanno mai corso il palio e che correranno il palio, si vedrà domani mattina quando ci sono le batterie, quando saranno impegnati insieme ad altri cavalli, perché un conto è andare da soli e un conto è andare in compagnia con altri. Quando uno galoppa da solo mette i piedi dove vuole, si alza, si abbassa, fa l'andatura che naturalmente crede più opportuna in quel momento. Naturalmente domani mattina quando ci saranno 5, 6, 7 cavalli, non so quanti cavalli saranno composti le batterie, dovranno gli addetti ai lavori guardarli ancora meglio e vedere come reagiscono. Perché ci sono dei cavalli, io ho visto ieri mattina Akida, poi Gentile, Brivido Sardo, Coca, Cripta, Tornada, poi Zeudi, cavalli che sono andati un capellino meglio di altri. Sinceramente sono andati tutti abbastanza bene. Ho visto anche che ieri mattina era molto buono il tufo, non ci sono stati, diciamo, come in altre occasioni, delle volte che qualche cavallo ha sbracato, qualche cavallo ha scivolato un po'. Ieri mattina è andato, mi sembra, secondo me, tutto bene per quanto riguarda il tufo. E questi sono cavalli sicuramente, secondo me, poi avranno visti anche altri, che saranno guardati con un occhio di riguardo per andare a far parte di quei 10 che
come diceva prima Susanna, sicuramente qualcuno dovrà essere integrato. Sì, certamente una riflessione che mi sento di fare è che appare banale, ma banale non lo è, specialmente per chi magari ha visto anche il palio di prima, no? In qualche modo. Ora sono cavalli che quando arrivano allo step a cui abbiamo assistito ieri, e cioè cavalli che per lo più ieri avevano fatto come minimo due notti, ma molti avevano già fatto la tratta, appunto qualcuno aveva addirittura già corso il palio, non si vedono più assolutamente le cose che si vedevano anche 15 anni fa, quando il cavallo che arrivava in piazza era un cavallo spesso a sorpresa, no? C'erano, paradossalmente, questa cosa ha levato anche un po' il gusto della sorpresa, perché voi mi insegnate, io dico sempre quello che so di cavalli, tanto me l'ha insegnato te, però voi mi insegnate che ci sono dei cavalli che proprio hanno l'attitudine alla piazza e magari potevano negli anni passati essere una sorpresa, perché un cavallo magari mai visto arrivava in piazza, come si dice, ci si garbava e era la sorpresa. Oggi di questi cavalli si sa veramente vita, morte, miracoli, se hanno alzato una gamba, se si sono mossi una volta in più, una volta in meno, se si sono girati una volta in più, una volta in meno. Per cui, ecco, si parla di un lotto, di un blocco di cavalli che il diploma l'ha già preso, insomma, ora 10 prenderanno la laurea, ma il diploma questi ce l'hanno tutti. Diciamo di sì, diciamo che il diploma ce l'hanno tutti, sicuramente, come dicevi te hai parlato di 15 anni, io andrei anche più indietro del tempo perché purtroppo non sono più tanto giovane, che delle volte arrivava dei cavalli o perché le prese erano irregolari o magari venivano dall'Alto Lazio o passò un periodo che venivano anche dalle parti di Faenza a cavalli che non avevano, non che non avevamo visto la faccia, nemmeno le addette ai lavori avevamo mai visto questi cavalli in nessuna corsa in provincia, da nessuna parte, e qualche volta erano cavalli non idonei per la piazza, qualche volta invece magari erano, perché anche i cavalli sono come diciamo le persone, ci sono quelli che gli piace fare una cosa, quelli che gli piace meno, e comunque per il discorso che facevi te, appunto, questi sono cavalli da quando hanno 3-4 anni che girano, poi naturalmente Mociano è una cosa, Monticiano è un'altra, e le prove mattutine un'altra ancora, le prove delle batterie un'altra. Il cavallo, come hanno insegnato a me persone, diciamo, che nell'ambiente del palio dicevano di cavalli, hanno sempre detto il cavallo è come il fantino, va visto per il palio. Perché? Perché naturalmente un cavallo anche che va bene a Monticiano, che va bene a Mociano, quando ha finito il suo lavoro, sale nel suo van e torna a casa sua, nel suo ambiente, mangia, dorme e sta tranquillo. Qui naturalmente un cavallo che viene preso la prima volta si ritrova un po' spaesato, perché si ritrova nella stalla con persone che non ha mai visto, naturalmente barbaresco, vice barbaresco, veterinari, maniscalchi eccetera, e il cavallo normalmente è un animale un po' sensibile, che queste cose gli danno un po' noia. Poi anche lì, come le persone, c'è quello che cura un po' di più, quello che si emoziona di più, quello che si emoziona di meno, però naturalmente il fatto di provare mattina sera con tutta questa gente nuova nella stalla a qualche cavallo può dar noia, e nei 4 giorni invece che andare avanti, che migliorare, magari va indietro. Un cavallo sulla carta può essere un cavallo appetibile, perché magari è stato visto a Monticiano fare delle belle prestazioni o in altre occasioni, e poi invece in piazza non rende quello che può rendere. Poi un discorso anche più lungo, c'è tutto il discorso del posto al canapa, c'è il discorso del fantino eccetera, però proprio il suo, diciamo, essendo fuori dal suo ambiente, invece di andare avanti, magari di apprendere quello che fa, quello che deve fare, va indietro, ma perché caratterialmente magari è meno, non è adatto caratterialmente, magari potrebbe essere adatto se che ne so, la mattina danno cavalli, la sera ci fosse il palio, potrebbe avere una resa diversa, ecco.
Sì, sì, questo è indubbiamente vero, è altrettanto vero che pur se questi cavalli vengono tenuti principalmente per piazza, ma molti di questi, addirittura di quelli che vediamo stamani e che sono nuovissimi, che arrivano per la prima volta nella piazza del campo, ma specialmente quelli di ieri, esperienze fuori Siena ne hanno fatte comunque molte, per cui è verissimo che l'atmosfera qui è diversa, la prova della mattina, la prova della sera, e il popolo che ti accompagna, insomma, anche soltanto il fatto di percorrere un lunghissimo tragitto lungo le lastre con le persone intorno, è verissimo che è peculiare assolutamente, però è altrettanto vero che molti dei cavalli che abbiamo visto ieri hanno già fatto tantissima esperienza, insomma. Ci sono cavalli, ora cito Un Amore e Tornada perché sono quelli che mi vengono più in mente e perché facendo questo lavoro anche fuori Siena ho avuto l'opportunità di vederli di vederli correre, vincere, sbattagliare da tutte le parti, quindi sono cavalli che diciamo le chiavi di casa ce l'hanno, hanno già dormito fuori parecchie volte, ecco. Sì. Per cui anche gli esordienti, cioè anche parlare di esordiente, ci sono esordienti ed esordienti, no? Mi ricordo, mi pare 2 anni fa, quando esordì Reo Confesso a 10 anni, e tutti dicevano, vabbè, questo è un esordiente attempato. Come magari qualche infantino che ha 30 anni e che ancora non ha esordito, è uguale. Ora sai, questo magari è perché si invecchia dopo, sì. Consoliamoci così, Enrico, diciamo che si invecchia dopo, sì. Che rispetto è, quindi... Io sono bello invecchiato, ormai non ce la può più recuperare. Quindi ecco, anche parlare di esordi e avremo l'opportunità probabilmente in questi giorni di parlarne, va capito anche un attimo in che direzione ci si muove, perché sicuramente nel lotto dei cavalli che abbiamo visto ieri c'è un tipo di esordiente e un altro tipo di esordiente, perché chiaramente se prendi cavalli di 5 anni è un conto, se vai a pescare nei cavalli di 8, 9, 10, 11, te hai citato Volcan de Bonorva, hai citato Achida, hai citato Zeuri, tutti i cavalli che sono Zentiles, sì, cavalli che comunque è già tanto che sono comunque, diciamo, sul... gli manca solo la prova la mattina, la prova la sera, avanti e indietro. Poi per quanto riguarda Marito te, hanno corso un po' dappertutto in piste anche abbastanza impegnative, dal punto di vista di tecnico, diciamo che hanno tutto. A questi rimane appunto il discorso della piazza, perché è un po' diversa da tutte le altre. Diverso è il ragionamento per i cavalli, per intendersi con la lettera D, che per ora sono stati tenuti tutti abbastanza nella bambagia, giustamente, cioè sono stati acquistati per la piazza, tenuti per la piazza. L'anno scorso hanno fatto le due notti e poi hanno fatto tutto il percorso di avvicinamento al palio, ma fuori si sono visti poco, proprio perché preservati dai proprietari per fare il gioco della piazza del campo. Certo. Comunque tanto queste sono riflessioni che alla fine non competono squisitamente a noi, anche se noi siamo qui a fare compagnia a chi ci sta guardando questa mattina. Si fa per fare salotto. Facciamo salotto e facciamo anche due chiacchiere, due riflessioni nelle quali io credo, insomma, cioè dico delle cose certamente per fare un po' compagnia a chi ci sta guardando, ma che credo e penso abbiano anche un fondamento, una solidità e un senso. Quindi vediamo poi in che direzione si indirizzeranno i capitani domani mattina. Materiale ce n'è, insomma, ecco. Come hai detto te, poi dopo le batterie, dopo le prove vengono ulteriormente controllati i cavalli, perciò ancora non si sa quali saranno anche quelli più vecchi, diciamo, già ammessi direttamente, verranno rivisti dopo le batterie, certo. Speriamo tutto bene, naturalmente, no, chiaro, però ci sono. L'esperienza ci insegna che fisiologicamente anche una sbucciaturina tra i canapi, cioè una bottarellina tra i canapi durante la tratta, anche se te preservi durante le batterie perché magari sai di non dover far vedere niente, sai che prendi un pestone tra i canapi. L'anno scorso mi sembra 3 o 4 cavalli, 3 mi sembra,
che erano considerati dentro e poi alla fine sono stati messi fuori per banalità, però anche la banalità te lo tira fuori e a quel punto ti cambia anche la oggi strategia. Oggi bisogna stare attenti a tutto. No, poi ti cambia un po' anche la strategia, no? Perché se te di quei sette certo. qualche cosina ti viene a mancare, poi alla fine bisogna che 5 tu li vada a cercare, e questo è chiaro. 10 devi prendere, è chiaro. Tutti i voti. E quindi va bene, oggi invece vedremo un'ammenda che devo fare e chiedo scusa. Ieri durante le riprese e il mio commento ho detto che era caduta Alessio Bincoletto da Carontes, così non è, era Gabriele Pulicheddu che era caduto da Tornada, quindi chiedo scusa ad Alessio e non a Tornada, perché invece pur avendola confusa con un altro cavallo dissi che mi stava piacendo come galoppava da scossa, per cui a Tornada scusa non glielo chiedo, perché mi era piaciuta molto, si vedeva che sapeva dove mettere i piedi. Non a caso appunto Tornada è uno di quei cavalli che il palio l'hanno già fatto ed evidentemente se lo ricordava, quindi ecco, perdonatemi, ma ieri ci fu qualche piccolo problema tecnico, per cui chiedo venia, ma credetemi, qualche errorino ieri ci poteva stare davvero. Bene, intanto le immagini sono ancora sulla piazza del campo e credo che siamo quasi pronti per entrare con questo primo raggruppamento e salutiamo intanto Veronica Costa ed Alessandro Pagliai, che sono come ieri di fronte all'entrone a Palazzo Pubblico con gli ospiti, i protagonisti della festa che ci faranno sentire durante questa lunga mattinata che spero possiate gustarvi con noi. Alessandro, buongiorno, Veronica. Buongiorno a tutti. Buongiorno Alessandro, buongiorno. Veronica, ben trovati. Anche questa mattina sono 6 le prove in programma, Alessandro? Sì, sono 6, ci sono stati vari cambiamenti perché intanto stanno uscendo i cavalli per la prima prova, sì. Ci sono stati vari cambiamenti per quanto riguarda le cadute di ieri, ovviamente i fantini hanno dovuto adattarsi a situazioni nuove, quindi ci sono dei cambi di monta e anche un cambio di cavallo nelle batterie, quindi qualche aggiustamento diciamo questa mattina, ma direi di lasciare la parola a Susanna. Così lasciamo la parola a Susanna e poi torniamo e tra poco qua con le prime interviste, le prime voci da Piazza del Campo. Allora, per tornare alle variazioni, vedo in grafica, la grafica quella ufficiale diciamo, invece in questo caso nella prima prova c'è una variazione, non c'è Bonitas ma c'è Diosu de Campeda che viene montato da Giovanni Puddu, quindi i cavalli che partecipano alla prima prova regolamentata sono Assueoro, Baila, Bella Chissu Sole, Diosu de Campeda, Comancio, Dolce come la Nutella, Elegante Ulianesa. Cavalli che sono entrati in pista, che cominciano a muovere. Oggi probabilmente vedremo ancor meno di ieri, perché questi sono tutti cavalli che appunto non hanno visto niente, invece naturalmente mi smentiscono subito perché comunque c'è chi sta muovendo un po' di più. Assueoro, Baila, Bella Chissu Sole, Bonitas, Comancio, Dolce come la Nutella e Elegante Ulianesa. Assueoro di Veronica Serratore, Baila di Alberto Manenti, Bella Chissu Sole di Carlo Sanna, Diosu de Campeda di Luciano Marri, Comancio è di Ilaria Vallone, Dolce come la Nutella è di Camilla Marzi, Elegante Ulianese è di Pasqualino Mula. Assueoro con Jacopo Pacini, Baila con Mattia Chiavassa, Bella Chissu Sole con Carlo Sanna, Diosu de Campeda
con Giovanni Puddu, che vediamo inquadrato in questo momento. Comancio con Andrea Sanna, Dolce come la Nutella con Andrea Coghe, Elegante Olianesa con Antonio Francesco Mula. Andature abbastanza blande. Questo è Andrea Sanna con Comancio, mentre questo è Mattia Chiavassa con Baila. Stanno, come vedete, facendogli vedere il Casato e San Martino al ritmo decisamente tranquillo, come è giusto che sia. Qui siamo alle elementari. Qui siamo alle elementari, giustamente, mi ha detto Enrico, e va bene così, no? Abbiamo sentito proprio in una delle tante interviste fatte da Viola Carignani Andrea Coghe che monta la cavallina Dolce come la Nutella, che è una 4 anni, e ha detto il percorso di avvicinamento sarà assolutamente quello che chiede il cavallo, e quindi certo, piano piano, però infatti Enrico stiamo vedendo dei ritmi, è normale, è normale che sia, sono, per ora stanno facendo il lavoro che deve essere fatto ai cavalli di questa età. E questo è Carlo Sanna con Bella Chi Su Sole, cavallo un po' più grande, questo è un cavallo di 6 anni, quindi ha già fatto qualcosa in più rispetto ai 4 anni, infatti vediamo che Carlo Sanna lo impegna un po' di più, gli fa vedere Casato e San Martino a buona andatura. Assue Oro Baila, Bella Chi Su Sole, di Osu de Campeda Comancio, Dolce come la Nutella e Elegante Olianesa, quello intanto è Jacopo Pacini che monta Assue Oro. E questo è proprio Dolce come la Nutella con Andrea Coghe, Dolce come la Nutella, non ha 4 anni. Eccolo qua inquadrato. Cavalli che, come dicevamo, hanno fatto tutti il percorso, hanno concluso il percorso del protocollo, altrimenti non potrebbero essere qui. E questo è ancora Carlo Sanna con Bella Chi Su Sole. Cavalli, devo dire Enrico, tutti ben tenuti, bellissimi, no, cioè proprio è uno spettacolo cavalli, vedere questi cavalli. Sinceramente delle volte si vede qualche palio più di qualche tempo fa, anche quando stanno andando in piazza con il popolo, sono dei cavalli effettivamente non bellissimi. Questi, indipendentemente da che galoppino forte, da che galoppino poco, che però sono tenuti in maniera esemplare, sono tutti belli, no? Bellissimi. Sì, veramente, manti lucidi, ben tenuti, e poi comunque, anche se è vero che stanno andando in maniera molto molto tranquilla, però tutti danno la sensazione... Però vedi, sono elastici. Esatto, sono proprio... esatto, questo volevo dire. Ci rimbalzano sul tufo, nel senso, non sono cavalli, perché quando te vedi galoppare un cavallo, indipendentemente dal fatto che vada forte o vada piano, lo vedi se si sofferma nel mettere i piedi o se proprio è elastico. Questi sono tutti cavalli che si hanno fatto un'andatura leggera, però le vedi che sono cavalli che si muovono bene, ecco, diciamo, per far capire a tutti. Sì, sì, è vero che si sentono in qualche modo, guarda, a suo agio, no? nel tufo, non tirano, non muovono la testa, insomma, l'andatura è, seppur blanda, è corretta, è composta. Anche no? Perché appunto ora facendogli tutto prima, qualche cavallo veniva preso magari all'improvviso da corse addirittura su strada o da corse regolari che magari non hanno questo tipo di allenamento e nemmeno questo tipo di doma, diciamo così, per girare in piste, diciamo, in un certo modo. Perciò li vedevi un po' con la testa alta, che tiravano, che erano... Questi li vedi tutti per benino, sono educati, cavalli educati.
E mi sembra che più o meno questa prova stia andando in archivio, mi sembra che stanno rientrando tutti. Io vi ricordo chi ha partecipato a questa prima delle 6 prove regolamentate, del secondo giorno di prove regolamentate del 28 giugno, a Sue Oro con Jacopo Pacini e di Veronica Serratore, Baila con Mattia Chiavassa e di Alberto Manenti, Bella chi su sole è di Carlo Sanna e ammontato Carlo Sanna, di Osu De Campeda, Giovanni Puddu il Fantino, Luciano Marri il proprietario, Comancio è di Ilaria Vallone, lo ha montato Andrea Sanna, Dolce come la Nutella, Andrea Coghe lo ha montato, è di Camilla Marzi, Elegante Ulianesa, Antonio Francesco Mula, il proprietario è Pasqualino Mula. Io andrei in pubblicità per poi rientrare direttamente da davanti all'entrone con Veronica e Alessandro per cogliere qualche commento a caldo dopo l'effettuazione di questa prima prova. Pubblicità. E noi torniamo in diretta da Piazza del Campo con la prima voce di questa mattina, la nostra prima intervista. Abbiamo con noi il capitano della Contrada del Nicchio, Marco Bruni. Buongiorno capitano. Allora, parliamo un po' dei cavalli che stiamo vedendo questa mattina. Per ora abbiamo visto insomma la prima corsa, ma anche quelli che abbiamo visto ieri, che poi sono coloro che domani potremo rivedere in piazza, e quindi poi arriveranno alcuni di loro anche alla scelta di voi capitani. Ieri abbiamo visto dei cavalli interessanti, cioè, per forza, perché poi saranno quelli che insieme a quelli direttamente alla tratta saranno gli osservati speciali per poter correre il palio. Io personalmente, insieme ai collaboratori, abbiamo adocchiato diversi cavalli interessanti. Io non avevo dubbi, bisognerà vedere il comportamento fra Canate, e è una cosa importante che osserveremo domani. Quindi. Anche perché insomma si va verso il lotto con diversi cavalli nuovi, no? Quindi immagino che ieri gli occhi siano stati puntati anche e soprattutto sulle possibili scelte per gli esordienti. Sì, sì, rispetto al passato, da quando sono capitano io, la cosa più rassicurante, perché sono cavalli nuovi ma che abbiamo già visto in provincia, non c'è stato il Covid negli ultimi anni, per cui cavalli conosciuti, visti, e hanno dimostrato quello che le caratteristiche o i piccoli difetti che magari qualcheduno ci potevamo aspettare, per cui sta filando tutto liscio. Ecco, per quanto riguarda la composizione del mosaico, no, di questo puzzle di 10 cavalli, è più facile togliendo le punte, quindi si sa già che insomma non c'è da discutere troppo sui valori eccellenti, o è più difficile perché appunto c'è da mettere dentro qualche novità importante? Ma quello è un po' tutti i pali, c'è questa diatriba, cioè, non si, però io, come dico sempre, le guardo insieme ai collaboratori, e le guardiamo il 29 per quanto riguarda luglio e il 13, perché ci sono dei cavalli che magari non sono dentro di sicuro, e poi arrivano, non piacciono come sono di condizione, magari o non convincono, e c'è quel cavallo che in provincia si è colpito ma che qui dentro ti colpisce di più. Non vedo preoccupazioni, ecco. E invece per i fantini, più facile o più difficile rispetto ai cavalli andarli a scegliere? Quello per i fantini secondo me è sempre uguale, quello si entra poi in giochi politici, per cui se è meglio una cosa o meglio un'altra si vede sempre dopo il palio. Grazie, ringraziamo il capitano del Nicchio Marco Bruni. Scusaci Susanna se abbiamo tardato a darti la linea, ovviamente linea a te per la seconda prova. Ci mancherebbe, un piacere ascoltare il capitano, fra l'altro anche un uomo di cavalli, quindi ha fatto delle considerazioni assolutamente condivisibili. Ma intanto sono in piazza i cavalli della seconda prova: Zinias, Cleofe, Demoni, Desiderata, Donna Rosa, Entu de Petra Ulpu e Eritrea. Queste le immagini intanto sono su Antonio Siri, che sta montando Entu de Petra Ulpu, mentre Zinias è montata da Antonio Francesco Mula, Cleofe da Alessandro Columbu, Demoni da Giovanni Puddu, Desiderata da Andrea Sanna, Donna Rosa da Francesco Caria, Entu de Petra Ulpu appunto da Antonio Siri
Eritrea da Filippo Belloni, che dovrebbe essere proprio il fantino inquadrato in questo momento. Questo è Filippo Belloni con Eritrea. Zinias è di Antonio Mula, Cleofe è di Leonardo Loddo, Demoni è di Alessia Ara, Desiderata di Harry Arthur Louis Westerman, Donna Rosa è di Rosanna Bonelli, la rompicollo, la fantina rompicollo che ha affidato la sua cavallina a Francesco Caria. Entro de Petra Ulpo è di Antonio Siri, Eritrea è di Stefano Bertoncini, quindi cavalli in questo caso davvero tutti nuovi, un po' più grande Zinias che ha 6 anni, per il resto sono cavalli che vedono la piazza per la prima volta. Questo intanto è ancora Antonio Siri che si diverte a galoppare in piazza. Antonio Siri sta scontando una lunghissima squalifica che, se non vado errata, terminerà nell'agosto dell'anno prossimo, e quindi naturalmente si diverte a galoppare nella piazza che ancora per qualche tempo non potrà vederlo protagonista. Eccolo qua, Antonio Siri con Entu de Petra Ulp, lo accarezza. Questo invece è Francesco Caria con Donna Rosa, anche questa è una cavallina interessante che ha fatto tutto il suo percorso e che ora ha fatto il battesimo nel tufo. Enrico, impressioni? Enrico, il microfono un pochino più vicino. Nonostante siano giovani, sono abbastanza, non sentono niente. Bene, allora intanto proseguo io, vediamo magari se c'è un problemino, oppure gli passo un attimo il mio microfono. Sì, ora? Dicevo, nonostante siano tutti giovani, mi sembra che sono già cavalli abbastanza alla mano, che galoppano bene, naturalmente fanno piano, però devono fare piano. Però sono cavalli tranquilli che mi sembra che non diano problemi ai loro fantini, ecco. Sembra che vada tutto bene per il momento. Bene, allora continuiamo a seguire questa seconda prova mentre le inquadrature indugiano sul ritmo abbastanza tranquillo di questi cavalli che sono qui in qualche modo per imparare. Dicevamo del tufo, il tufo anche questa mattina sta reggendo molto bene. Intanto inquadrato è Giovanni Puddu con Demoni. Dicevamo del tufo che regge decisamente bene, è stata una scommessa perché la posa del tufo era stata messa in dubbio per la quasi certezza delle precipitazioni, e invece è stato messo nei tempi dovuti, e questo ha permesso anche di poter effettuare tutte e due le giornate di prove regolamentate. Seconda prova che, come vedete, è in conclusione. Manderei la pubblicità per poi rientrare direttamente dall'entrone con Alessandro e Veronica. Andiamo in pubblicità, rimanete con noi. Rientriamo da Piazza del Campo dopo la pubblicità per un commento che chiediamo ad un altro dei capitani delle contrade, Guido Guigiani, capitano della Giraffa. Una levataccia anche stamani. Sì, vabbè, una levataccia ma piacevole, dai, in piazza si viene sempre volentieri, ci si viene pochi giorni all'anno, vorrei vedere di mancare, insomma, ecco. Si fa volentieri, si guarda. C'è da studiare bene per trovare 10 cavalli. Quest'anno sì, effettivamente questo luglio c'è da studiare bene per trovare questi 10 cavalli, speriamo di riuscire a trovarli, dei cavalli, diciamo, idonei a fare questo giovino. Capitano, avevamo parlato qualche settimana fa nelle nostre interviste, lei mi aveva detto appunto è importante avere cavalli di esperienza, quindi avere insomma cavalli magari che hanno già corso diverse pali, si va però invece verso una carriera con un po' meno di esperienza perché alcune
tono, quindi è un po' preoccupato per questo, per la scelta che ci sarà, magari si va verso un lotto con troppi esordienti secondo lei? Sì, sicuramente sì, preoccupato ora non troppo, nel senso i cavalli sono comunque ben addestrati, sono dei cavalli, quindi anche inserimenti, chiaramente avevo più piacere di farli gradualmente e non di fare un blocco di inserimenti nuovi, però il palio è questo, bisogna adattarsi a quelle che sono le esigenze del palio. Ieri ha visto, immagino, insomma, i cavalli che potrebbero poi arrivare alla scelta, alla vostra scelta domani, tra questi ovviamente ci sarà appunto un numero di cavalli nuovi, crede che insomma ci siano dei buoni cavalli da inserire anche tra gli esordienti? Ma dei buoni cavalli ci sono, ieri li abbiamo visti, chiaramente bisogna aspettare la lista dei 35-30 quelli che saranno e da lì, cioè ora è prematuro parlare dei cavalli e poi magari non le trovi nella lista, quindi comunque i cavalli sono, cioè diversi cavalli e sono diciamo discreti, ecco ora aspettiamo la tratta, vediamo un attimino l'impegno, ieri l'impegno non è stato proprio approfondito, diciamo così, tutti tendevano un po' a mantenersi diciamo in forma per domani, spero, quindi bisogna ragionare dopo domani. 4-5 esordienti o si riesce anche a inserirne qualcuno in meno? Speravo meno, a dire la verità, però già ne aveva detto 3, vero? Il numero, Speravo meno, però alla fine vedrai, è di necessità virtù. Per quanto riguarda invece i fantini, Giraffa è una, diciamo, forse delle due, massimo tre contrade che possono scegliere fra Tittia e Bartoletti, è così? Sì, ma questo mi pare non sia, ormai non è più una novità, insomma. È così, nel senso, c'è qualche aggiornamento nuovo? Vi siete indirizzati più su uno che su un altro nel frattempo oppure? No, si fa malissimo a indirizzarsi in questi giorni più su uno e più su un altro. Stiamo bene con tutte e due e spero che di avere la fortuna di montargli almeno uno dei due, ecco. Grazie, grazie. E fra poco ci sarà l'uscita dei cavalli per quanto riguarda questa nuova batteria, questa ulteriore prova per questa mattina. Intanto Alessandro ha trovato un altro ospite, visto che benissimo. Aspettiamo la seconda, l'altra prova. Visto che è un esperto, quindi esatto, ci affidiamo esatto. A lui. Lo abbiamo qua con noi, Massimiliano Muzzi. Allora, come vedi i cavalli ieri, questa mattina, come stanno andando? Allora, buongiorno a tutti. Allora, stamattina, essendo l'ultima batteria, non l'ho visti, onestamente, siamo arrivati, cioè siamo sarei in piazza del mercato. Ieri, secondo me, bene, c'è un po' di cavalli nuovi, che però qui dentro hanno comunque ci hanno girato diversi anni, sia per le prove di notte che per la tratta. Io penso, anche se spero non ci siano troppi inserimenti di cavalli nuovi, perché comunque è sempre una percentuale di rischio c'è, mi sembra che c'è un buon parco cavalli dove scegliere. Hai detto ieri bene, qualcuno degli addetti ai lavori, come sei te, ha detto bene, ma non benissimo, niente di eccezionale per quello che si è visto, ovviamente. Così? Io poi ogni scuderia fa le sue strategie, i suoi programmi. Allora io, per esempio, posso parlare per quanto riguarda noi, e secondo noi è importante che i cavalli si vedano la mattina delle batterie e della tratta, perché se si fa una statistica veloce e si guarda gli ultimi 30 anni, comunque cavalli che la mattina della tratta hanno vinto la batteria e poi chiaramente i veterinari l'hanno mandato ai capitani, si sono poi sempre rivelati più affidabili dei cavalli presi il giorno prima. Quindi secondo me qui bisognerebbe fare un po' un ritorno al passato, cioè la mattina della batteria non è uno step secondario alla notte, la notte può servire sicuramente ai capitani e soprattutto ai fantini diciamo big per farsi un'idea del cavallo che ha i numeri per poter fare bene in piazza, ma ricordiamoci che la prima corsa vera che un cavallo fa in piazza sono le batterie di selezione. Grazie. Grazie, questa è la riflessione di Massimiliano Muzzi. Noi ridiamo a te la linea, Susanna, e poi torniamo davanti all'entrone in Piazza del Campo. Sì, è la riflessione di Massimiliano Muzzi, che poi era sovrapponibile alla riflessione di Enrico Corbelli e anche del capitano Bruni, quindi diciamo gli uomini di cavalli più o meno fanno tutti questo tipo di considerazione, come è giusto e normale che sia, perché comunque la prima corsa vera è quella. È altrettanto vero che dagli occhi attenti e di esperienza anche la notte, diciamo chi ne sa molto, magari gli basta un San Martino e un Casato per capire se quel cavallo è da guardare con particolare attenzione oppure no. Ma torniamo alla terza prova,
con Cobalto da Clodia, Dada, Diamante Grigio, Dorotea di Monia, Duce, Estrella Olianesa e Gioia Pura. Cobalto da Clodia è di Alessandro Columbu, lo monta Massimo Columbu. Dada è di Sandra Rossi, lo monta Mattia Chiavassa. Eccolo qua inquadrato proprio Massimo Columbu, mentre dietro di lui c'è Federico Guglielmi con Duce. Federico Guglielmi monta il cavallo di Antonio Costantino Buzzi. Diamante Grigio è di Paolo Giachetti, lo monta Carlo Sanna. Questa intanto è Mattia Chiavassa che sta montando Dada. Dorotea di Monia è di Enrico Bruschelli. Scusatemi, Dorotea di Monia è di Marco Errisghetti. Lo monta Enrico Bruschelli. Di Duce abbiamo detto. Estrella Olianese è di Tonino Mula. Lo monta Andrea Sanna, mentre Gioia Pura è di Sandro Bencardino e lo monta Giovanni Puddu. Le inquadrature erano proprio su Enrico Bruschelli con Dorotea di Monia. Sta affrontando invece la curva del Casato Massimo Columbu con Cobalto da Clodia, Sauro di 5 anni, Cobalto da Clodia. Diamante Grigio, Dada, Dorotea di Monia e Duce hanno 5 anni, mentre Estrella Olianesa e Gioia Pura hanno 4 anni. Anche per questi cavalli un lavoro abbastanza tranquillo. Cavalli a cui viene insegnato il mestiere. Anche se mi sembra che i ritmi siano un pochino meno blandi rispetto alle prove che abbiamo visto in precedenza. Questo dovrebbe essere ancora Mattia Chiavassa, se non vado errata, con Dada che va a affrontare un San Martino in questo momento. Affronta ora la curva del Casato e questo invece è Andrea Sanna. Andrea Sanna che monta Estrella Olianesa. Questo è Enrico Bruschelli con Dorotea di Monia. Cavalli che si sono visti durante tutto il percorso di avvicinamento, che hanno anche fatto vedere buone cose. Ancora Massimo Columbu con Cobalto da Clodia, il Sauro di 5 anni. Massimo Columbu, ancora Bruschelli. Questa femmina baia. E ancora Massimo Columbu e Cobalto da Clodia e Dada con Mattia Chiavassa. Inquadrato ancora Massimo Columbu. Cavalli, Enrico, che mi sembra abbiano quasi terminato il loro lavoro, ma insomma in questa prova qualcosina in più forse si è visto. Sostenuta. Un po' più sostenuta. Naturalmente tanto questo. Ecco ancora inquadrato Bruschelli che sta provando questa femmina San Martino e Casato. Quando te galoppi il partito lo sente se il cavallo ha bisogno di essere, diciamo, incitato ad andare o se ti porta via. Porca miseria, aspetta, dicevo che questi sono andati un po' più forti, diciamo, però tanto
chi li monta, i fantini, di solito quando te sei a cavallo lo senti se il cavallo ti porta un po' via, e allora magari lo lascia allungare, te lo deve dire lui, specialmente questi cavalli qui giovani, te lo dicono loro se è il caso di andare più forte o più piano, perché tanto lo sente, il fantino lo sente, se il cavallo si impegna e vuole andare è giusto che gli faccia fare un'andatura un pochino più veloce. Se invece il cavallo senti che non è, diciamo che magari è un po' distratto, che è inutile insistere, ma l'importante è che gli facciano vedere la piazza, gli facciano vedere le curve, la discesa, la salita. Questo è tutto, diciamo, un discorso di apprendimento, di primi apprendimenti, e va bene così. Bene, come vedete si sta concludendo anche questa terza prova, quindi il terzo raggruppamento dei cavalli che sono stati chiamati in piazza, cavalli interessanti, appunto, come dicevamo, qualche andatura un pochino più sostenuta, quella che abbiamo visto. Cobalto da Clodia, Dada, Diamante Grigio, Dorotea d'Immonia, Duce, Estrella Olianesa e Gioia Pura, mentre ancora ci sono cavalli in pista che stanno rientrando verso l'entrone. Cobalto da Clodia, che è stato montato da Massimo Columbu, Dada da Mattia Chiavassa, Diamante Grigio da Carlo Sanna, Dorotea d'Immonia da Ico Bruschelli, Duce da Federico Guglielmi, Estrella Olianesa da Andrea Sanna, Gioia Pura da Giovanni Puddu. Ancora qualcuno che sta proseguendo a girare, ma insomma credo che ormai più o meno la terza prova sia destinata ad andare in archivio. Vediamo, è sceso anche Enrico Bruschelli, che sta andando via in questo momento con Dorotea d'Immonia, che è inquadrata in questo momento. Naturalmente Fantini, mentre escono, indugiano in qualche saluto con i molti dirigenti che sono presenti di fronte all'entrone. Sono comunque anche questi attimi di confidenza, di saluto e di appuntamenti, come dire. Intanto vediamo il responsabile dell'ufficio palio, Luigi De Rosa. Abbiamo intravisto anche il dottor Collode, il dottor Balesin, che è il veterinario dell'ASL Sud-Est, che insieme alla dottoressa Carone ha seguito tutto il percorso del protocollo, e quindi che si alternano di fronte all'entrone anche la mattina delle prove regolamentate. Bene, mi sembra che ci siamo, i cavalli sono tutti usciti dalla piazza, quindi darei nuovamente la linea alla pubblicità per poi rientrare con Veronica ed Alessandro. Andiamo in pubblicità, rimanete con noi. Bene, riprendo la linea da Palazzo Berlinghieri in attesa di ricollegarci con Alessandro Pagliai e con Veronica Costa in compagnia di Enrico Corbelli per commentare questa seconda giornata di prove regolamentate, prove che vedono sul tufo i cavalli giovani, i cavalli quindi che non avranno la possibilità di arrivare alla scelta dei capitani. Mi dicono che sono pronti Alessandro e Veronica per il collegamento da Berlinghieri, linea a voi. Sì, Susanna, siamo con il capitano della Contrada del Bruco, Federico Capannoli. Capitano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, cosa ha visto in queste due mattinate? Ieri ovviamente una giornata importante per quella che sarà poi la vostra scelta domani. Insomma, si va verso un lotto con diversi esordienti, quindi immagino che la giornata di ieri sia stata molto importante per avere, diciamo, maggiore chiarezza anche poi sulla scelta finale. Eh sì, il numero degli esordienti è un obbligo, insomma, in questo caso si parla di 7 cavalli esperti, quindi almeno 3 esordienti ci saranno, poi vediamo, quindi sicuramente ieri qualche cosa abbiamo visto, qualcosa domani mattina vedremo e poi ci chiariremo l'idea anche in base a quella che sarà la lista che avremo a disposizione da stasera. Ecco, una
scelta difficile, dicevamo, con altri addetti ai lavori e altri capitani, soprattutto per capire se davvero si può rimanere nell'ambito di due, tre debuttanti o bisognerà andare tipo a metà dello 4-5. Scelta che faremo alle idee, alle strategie, oltre alle disponibilità dei cavalli. E è una scelta, scelte difficili direi sono altre, insomma, vedremo quali sono. Sì. Ma che particolarmente non entusiasma i capitani? Ti riferisci a qualche cavallo nuovo? A che... No, anche qualche, tra virgolette, vecchia conoscenza. Quello è... Bene, c'è qualche... Come dire, non preoccuparmi delle cose che non sono nella mia disponibilità. E quindi questi ci sono, questi ci prendiamo, con questi lavoriamo. E secondo me poi, come sempre, uscirà un bel palio, uscirà una tratta comunque che possa essere appassionante e che qualcheduno possa fare uscire da piazza con il sorriso sulle labbra, e poi si vedrà. E poi arriverà ovviamente il pomeriggio del 29, che è il momento ovviamente più importante, oltre ovviamente al giorno del... insomma la contrada a cui può avere più possibilità, e quindi ovviamente il cavallo sarà veramente importante poi per andare verso la cavallo che andrà in sorta alla contrada. E, insomma, tanto come in tutti gli anni, il 29 le chiarine che si è fatto nell'invernata, quindi senza alcun dubbio da lì si passa per poi decidere, o meglio si passa e le chiarine, poi magari le migliori strategie possono essere anche altre, però insomma dai, da lì si passa, e come sempre sarà un dopotratta interessante. Credo che quest'anno possa essere anche un po' più agitato rispetto a altre occasioni, magari anche un po' più lungo nei tempi, vedremo poi domani. Intanto ridiamo subito a te la linea, Susanna, per la prossima prova. Bene, allora riprendiamo la linea dopo aver sentito il capitano del Bruco. Stamattina i capitani sono tutti di fronte all'entrone, contrariamente a ieri che erano naturalmente con i loro collaboratori più stretti in punti più strategici della piazza, per vedere magari insieme a fantini di riferimento o comunque con i collaboratori, per vedere i cavalli con cui poi dovranno giocare davvero nella giornata di domani. Ma sono entrati in piazza in questo momento Coronas, Dr. Donald, Eberardo, Epidemic, Espu, Eschilo de Aigenta ed Esperienze. E mi sembra che ci sia un cambio di monta rispetto al programma. Mi è sembrato Giannetti a posto di Bartoletti, se non vado errata, con il caschetto verde mi era sembrato Alessio Giannetti, quindi non c'è Jonathan Bartoletti su Esperanze, ma c'è Alessio Giannetti. Invariate le altre monte invece con Coronas e Giuseppe Zed, Dr. Donald e Nicola Giorgi, Eberardo con Andrea Sanna, Epidemic con Francesco Caria, che vediamo proprio inquadrato in questo momento, Espu con Antonio Mula, Eschilo de Aigenta con Diego Minucci e appunto Esperanz con Alessio Giannetti. Coronas è di Federica Rignani, mentre le immagini erano su Andrea Sanna con Eberardo, mentre questo è Antonio Mula con Espu.
Coronas, dicevamo, è di Federica Rignani, Dr. Donald è di Nicola Giorgi e Berardo è di Theodore William Thomas Westerman, Epidemic è di Francesco Caria, Espu è di Pasqualino Mula, Eschilo de Aigent è di Mattia Chiavassa e Speranza è di Jonathan Bartoletti. E questo è proprio Alessio Giannetti, che è andato a montare il cavallo che doveva invece montare Bartoletti, che devo dire stamani a questo punto è stranamente non protagonista, perché Bartoletti è uno che si diverte molto, lo dichiara in ogni contesto, in ogni consesso, si diverte molto a montare in piazza e quindi utilizza qualunque momento. Intanto le immagini sono per Francesco Caria e chiederei un commento a caldo anche a Enrico, che è qui accanto a me. Ma il commento più o meno lo stesso, perché si vede questi ragazzi appunto che stanno facendo fare un lavoro di avvicinamento alla piazza a questi cavalli, giustamente non hanno nessun impegno da parte di nessuno, solo un discorso per insegnare e per apprendere il più possibile per la prossima volta, diciamo. Sicuramente si rivedranno ad agosto e saranno avranno un po' di aver imparato un po' di più in questa mattinata. Qualcuno vedi cerca anche un pochino di un allungo per vedere come reagisce il cavallo, ma questo sta andando abbastanza forte, ora vediamo un po', ma sembrerebbe tranquillo il cavallo, che va abbastanza bene. È Giuseppe Zedde, perciò lo sa lui come fare, c'è bisogno di dargli consigli. Se è andato un po' più forte perché sentiva che il cavallo gli reagiva bene. Vanno, io per ora hanno fatto tutto il loro lavoro che devono fare tranquillamente, senza problemi, è giusto che sia così. E sta provando appunto abbastanza forte Giuseppe Zedde, che suo malgrado sarà lontano dal tufo per il palio del 2 luglio, e quindi sta provando Coronas, questo baio di 6 anni, cavallo di età un po' più grande rispetto agli altri cavalli che abbiamo visto, per cui gli ha chiesto qualcosina di più. Coronas è di Federica Regnani e ora si sta accoppiando con Esperanza, che è invece montato da Alessio Giannetti. Quindi dicevamo, Coronas è un baio di 6 anni, mentre 5 anni per Dr. Donald. Gli altri sono tutti cavalli di 4 anni, quindi Eberardo, Epidemic, Espu, Eschilo de Aigenta e Esperanza sono tutti cavalli appunto di 4 anni. Ancora inquadrata Esperanza con Alessio Giannetti, cavalli di 4 anni che hanno comunque fatto il loro percorso di avvicinamento durante tutta la primavera, che sono stati controllati e ricontrollati in ogni loro uscita, perché io lo dico anche a beneficio di chi magari non frequenta le corse del protocollo, il momento di avvicinamento a quelle che poi sono le due carriere, ma i cavalli vengono addirittura dopo ogni corsa, l'equipe veterinaria composta dal dottor Minniti, il dottor Incastrone, il dottor Strozzi e il dottor Gialletti vanno a ricontrollare ogni cavallo dopo ogni corsa di addestramento, sia a Mociano che a Monticiano, per cui Enrico sono tutti cavalli che sono monitorati, credo sia questa la parola giusta, sono monitorati durante tutto il corso dell'anno. Ma naturalmente, questi dal momento che gli fanno la previsita per le misure, per tutto quello, per avviarli al protocollo, perché naturalmente, come molti sapranno, non tutti, ma
molti lo sapranno, che questi cavalli devono avere determinate misure, uno standard che deve rientrare in certe misure per essere iscritti al protocollo, perché se sono troppo alti, troppo bassi, troppo lunghi, se non hanno lo stinco, diciamo, della misura giusta, no, non li fanno, non li, mi sbaglio? Non li fanno, diciamo, iniziare neppure l'avvicinamento a Mociano, Monticiano, eccetera. Io vi posso, a differenza di tanti anni fa, siccome appunto io non è che sono più tanto giovane, io mi ricordo di aver visto correre il palio, no, le batterie, a cavalli di 3 anni, diversi anni fa, cavalli di 3 anni hanno corso il palio, perciò ora c'è stata un'evoluzione importante, addirittura questi sono cavalli di 4 anni e oltre, diciamo, qualcuno probabilmente perché è stato iscritto più tardi o perché è più tardivo, eccetera, eccetera, addirittura 5-6 anni, ma nonostante questo, se non fanno tutto l'iter che devono fare, le prove di notte, insomma, le prove regolamentate, anzi, io dico di notte perché ero abituato alle prove di notte, e se non fanno tutto il percorso come si deve, naturalmente non arriveranno mai a correre il palio, e sicuramente è un bene per i cavalli, per gli animali, perché i cavalli, come le persone, fino a una certa età, diciamo, continuano a crescere e a formarsi, perciò è giusto che prima di una certa età non siano ammessi a fare dei percorsi impegnativi. Bene, e infatti addirittura la presenza di qualche cavallo che è un pochino più grande, tipo 6 anni, abbiamo visto qualche cavallo di 6 anni, è proprio figlia di quello che dicevi te, perché magari è un cavallo che l'anno scorso per qualche ragione non è riuscito a concludere il percorso, perché basta magari una sbucciatura per saltare il secondo Mociano e quello automaticamente ti tira fuori e ti esclude, e quindi si salta un giro, si va l'anno dopo, per cui qualche cavallo che oggi abbiamo visto un po' più grande sono cavalli che magari sono iscritti al protocollo già da un paio di anni, ma che non avendo concluso il percorso non avevano potuto accedere negli anni precedenti alla piazza del campo. Ma ci siamo, abbiamo concluso con questa quarta prova, vi ricordo i partecipanti: Coronas, Dr. Donald, Eberardo, Epidemic, Espu, Eschilo de Aigenta, Esperanza, Coronas con Giuseppe Zed, Dr. Donald con Nicola Giorgi, Eberardo con Andrea Sanna, Epidemic con Francesco Caria, Espu con Antonio Mula, Eschilo de Aigenta con Diego Minucci, Esperanza con Alessio Giannetti. Direi di andare in pubblicità e al rientro ci colleghiamo, se possibile, con Veronica ed Alessandro che sono di fronte all'entrone. Siamo con Francesco Caria, detto Tremendo, una mattinata abbastanza impegnativa con i cavalli per queste prove regolamentate. Sì, dai, ho provato tutti i cavalli giovani, tutti i cavalli per la prima volta sono entrati in piazza e quindi mi sono toccati giù insieme, insomma, dai. Abbiamo visto anche un lavoro diversificato tra i vari cavalli che hai fatto sulla pista, sul tufo e soprattutto sulle curve. Abbiamo notato che stavi cercando di impostare in un certo modo alcune curve. Sì, dai, è la prima volta che ci vengono, giustamente non pretendo più di tanto, vado un po' anche in base a quanto sono disponibili loro. La prima che ho montato era un po' più disponibile, il secondo ci va bene, ma ha bisogno di acquisire un po' più di esperienza, quindi non bisogna farle saltare le tappe e fare le cose con la gradualità giusta. Ecco, stavi parlando qua con gli addetti ai lavori anche dei barberi che potenzialmente sono da palio e che magari ti aspetti che vengano inseriti nella scelta dei capitani per quanto riguarda la giornata della tratta. Sì, dai, un po' di cavalli nuovi ci sono, e c'è anche qualche cavallo che ha 11 anni e per me è il suo momento per debuttare, un cavallo un amore, un cavallo, sì, è vero che è un debuttante, ma è un cavallo che ha tanta esperienza, perché ha corso il palio a Bientina e l'ha vinto pure, è andato a Bomarzo, insomma, un cavallo che ha sempre fatto bene a Monticiano, e in piazza ha fatto più chilometri di un tassista, per dire, no? Quindi, insomma, è un cavallo che per me potrebbe essere il suo momento, parere mio, poi la scelta sta ai capitani, però fossi un capitano è un nome che analizzavo, insomma. Senti, una primavera, un periodo prepalio intenso e anche con tante soddisfazioni per te. Sì, dai, è stato un inizio estate positivo, speriamo ci sia il continuo. Bocca al lupo. Viva il lupo.
Alessandro, andiamo con un altro ospite adesso, Giuseppe Zedde, buongiorno. Allora, questa mattina anche te presente per le prove regolamentate, chi hai? Cavalli. Coronas, c'ho solo lui. Sì, sì, cavallo nuovo di 6 anni, ho preso quest'anno d'inverno, ho fatto il protocollo, si sta comportando bene. Dai, questa è la prima volta che entrava in piazza, sicché bisogna insegnargli un po'. Quindi cavallo per il futuro, diciamo, questa mattina si guarda un po' in avanti, diciamo. Sì, 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 dai, piano piano, giusto fanno il suo percorso. Senti, ieri hai guardato un po' però i cavalli, insomma, in vista di questa carriera che non ti vedrà presente per una squalifica, però comunque immagino che tu sia stato molto attento, no, alle varie possibilità, anche ai cavalli nuovi, perché poi ovviamente si parla di un lotto con diversi esordienti, cavalli che poi magari potremmo rivedere anche ad agosto quando invece sarai presente. Sì, sì, dai, secondo me c'è un po' di cavalli nuovi da inserire, penso che dai 3 o 4 debuttanti penso ce le metteranno. No. Ma sai, sai, un conto nel 2022 quando si veniva da una pandemia dove c'è stato 2 anni di blocco e magari non sono stati addestrati come altri anni perché purtroppo verrai non si poteva fare le corse. Però ora, dai, secondo me sono cavalli al debutto, comunque però si sono rivisti e rivisti in provincia, a Mociano, insomma, le prove notte l'anno scorso, quest'anno, che insomma, dai. Te invece già pronto per agosto, quando magari ci sarà un palio anche un po' diverso per quanto riguarda i cavalli, no? A volte ad agosto magari ci sono anche un po' quelle punte che magari sono assenti in questa carriera. Speriamo, dai, teniamo un bel lotto agosto. Grazie, grazie a Gingillo, noi ridiamo invece la linea a Susanna per la prossima prova. Bene. Riprendo la linea da Berlinghieri con i cavalli che come vedete sono già in pista, qualcuno sta già allungando leggermente, più o meno i commenti che hanno fatto i Fantini sono quelli che avevamo fatto anche noi, sia in ordine all'eventuale inserimento di cavalli nuovi, che però tanto nuovi non sono più, e sia riguardo all'insegnamento invece che i cavalli devono ricevere in piazza. Diosu de Campeda, Empire, Irle, Smeralda, Hermosa de Campeda e Stupendo e Lord, King Rio. Mi sembra un cambio di monta, non c'è Silvano Mulas, ma anche in questo caso c'è Alessio Giannetti, perdonatemi. Chiaramente qualche cambio noi lo vediamo soltanto non appena i Fantini passano di fronte al casato, insomma dalla nostra posizione che pur se privilegiata però chiaramente siamo in grado di vederli soltanto all'ultimo momento. Allora, dicevamo Diosu, perdonatemi, Bonitas con Andrea Sanna, Diosu de Campeda ha già corso nel primo raggruppamento, Empire, Earl, Esmeralda Baia, Hermosa de Campeda, e Stupendo e Lord e King Rio. Sono questi i cavalli che partecipano a questo quinto raggruppamento. Vediamo inquadrato in questo momento Antonio Mula che monta e Stupendo e Lord. Sta passando proprio ora sotto alla nostra postazione affrontando un casato con un'andatura decisamente blanda, mentre questo è Nino Manca che invece ha provato un San Martino a ritmo abbastanza sostenuto. Nino Manca che monta Empire, ha provato anche un casato, questo Sauro sfacciato che è di Giorgio Frusteri. Bonitas invece è di Didier Pierre Reyland Jonker, Earl di Caterina Brandini, Esmeralda Baia è di Michael Day, Hermosa de Campeda è di Massimo Bartolini, la vediamo inquadrata in questo momento, la unica grigia del raggruppamento, e Stupendo e Lord appunto è di Francesco Mula, King Rio è di Ferruccio Valacchi. Lo monta Marco Bitti, mentre ancora vediamo il grigio Hermosa de Campeda, mentre questo è Filippo Belloni che monta Esmeralda Baia, anche lui
chiede qualcosa in più alla cavalla, ve lo diceva prima Enrico Corbelli, ce lo ha confermato Giuseppe Zedde, quando il cavallo entra per la prima volta in piazza è in qualche modo lui a farti capire quello che ci puoi fare. Certamente, i fantini hanno già in testa magari prima di montare quello che vogliono fare, se però sentono che il cavallo è tranquillo, che il cavallo li allunga, magari lo lasciano andare e provano un pochino di più di quello che magari avevano in mente, perché sicuramente, come si è sempre detto e si dice sempre, la piazza è diversa, magari uno ci va con piedi un po' di piombo perché non è sicuro di quello come può reagire, diciamo, un cavallo che ha fatto anche qualche esperienza fuori, così, però la piazza è diversa. Allora magari all'inizio vanno un po', diciamo, tranquilli, se poi sentono che il cavallo tira un po', il cavallo che ha voglia di andare, lo assecondano e gli fanno fare un lavoro un pochino più forte, senza esagerare, perché non è che nessuno è andato via a rotta di collo, magari l'hanno fatto fare un Casato, un San Martino un pochino più impegnativo, niente di che, come ora sta questo che era il Nanjoy, mi sembra, che stava, ha fatto un po' allungare, però mi sembra che tutto si svolga nelle regole e, diciamo, le cose fatte bene col cervello. Col cervello e col rispetto veramente per i cavalli, a cui davvero si chiede quello che è possibile chiedere e non di più. Cavalli che abbiamo visto impegnati questa mattina, cavalli a cui addirittura, appunto, come diceva prima Francesco Caria ai microfoni di Alessandro e di Veronica, lui aveva due cavalli questa mattina della stessa età, però ha sentito che la prima cavalla che ha montato, che mi sembra si chiami Donna Rosa, gli permetteva di fare un determinato tipo di lavoro, mentre il secondo l'ha sentito un attimino più titubante e lui ha detto ha bisogno di approcciarsi più lentamente, probabilmente, perché non siamo tutti uguali, che come le persone c'è chi si adatta immediatamente e chi invece ha bisogno di più tempo. Intanto inquadrato è ancora Antonio Mula con Estupendo e Lord, mi sembra che a questo punto tutti stiano rallentando, ancora l'inquadratura per Estupendo e Lord, con cui Mula fa un leggero allungo a San Martino, mentre l'altro grigio è Bonitas, che è montata appunto da Andrea Sanna. Questo è ancora un allungo da parte di Antonio Mula. Antonio Mula con Estupendo e Lord, che ora prova un San Martino a buon ritmo e che ora verrà ad affrontare la curva del Casato. Eccolo qua, Antonio Mula con Estupendo e Lord. Lo diciamo sempre, no? Si chiamano apposta prove regolamentate perché poi ognuno le gestisce come meglio crede. C'è chi entra e allunga subito, prova subito, e c'è chi invece fa fare diversi giri di avvicinamento in qualche modo e poi prova a spingere magari quando gli altri hanno già quasi fermato del tutto. Sì, io senti, sinceramente ti posso dire che delle volte rimango un po' sorpreso da come agiscono, perché io so di vecchia, diciamo, ma mi hanno insegnato in un altro modo, mi hanno sempre detto quando si esce dall'entrone si fa un giro a passo, un paio di giri a trotto e poi si parte a galoppo in discesa. Ora è cambiato tutto, però io non lo trovo una cosa fatta bene, diciamo, uscire dall'entrone e partire a galoppo, sia per il fatto anche se i cavalli, diciamo, dentro l'entrone li passeggiano, non è che escono dal camion e galoppano, sono abbastanza, diciamo, caldi, tra virgolette. Però io un giro due a passo e trotto prima di partire a galoppo come fa qualcuno,
Poi, per carità, ognuno ha le sue idee e ognuno deve fare come deve fare. Io però vedo questo e mi sento di dire questo. Certo, ci mancherebbe altro, ne hai tutta l'autorevolezza, nella tua vita hai fatto il fantino, l'allenatore, l'allevatore, il mossiere, quindi veramente credo pochi come te abbiano davvero ricoperto tutti i ruoli in questo mondo, quindi hai tutta l'autorevolezza per fare questo tipo di affermazioni, ci mancherebbe altro, anzi ti ringraziamo e non a caso ti chiamiamo perché sappiamo di poter contare su un supporto qualificato, come dire. Allora, questa prova mi sembra terminata, io vi ricordo chi ha partecipato: Bonitas con Andrea Sanna, Empire con Nino Manca, Earl con Giuseppe Angioi, Esmeralda Baia con Filippo Belloni, Hermosa De Campeda con Alessio Giannetti e Stupende Lord con Antonio Mula, King Rio con Marco Bitti, cavalli che stanno riandando verso la piazza del mercato. Io andrei in pubblicità per poi rientrare con Alessandro e Veronica dalla postazione di fronte all'entrone per carpire qualche protagonista della festa. Pubblicità. Siamo con Andrea Coghe, un altro dei protagonisti per quanto riguarda questa mattina. Sarà il nome, sarà ovviamente il valore, ma insomma dolce come la Nutella è un cavallo che attira l'attenzione degli addetti ai lavori. Per ora penso sia il nome, la cavalla è la prima volta che viene in piazza, ancora è molto 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 acerba, ha bisogno di fare esperienza, l'abbiamo allevata noi. E subito dalla prima doma mi sono reso conto che poteva diventare una cavalla adatta per piazza, e quindi tutto quello che ho fatto in questi anni l'ho fatto per portarla qui dentro, e oggi è iniziato il percorso sul serio. Che lavoro hai fatto questa mattina? Stamattina volevo fargli vedere la piazza con calma, guardava tutto, ha bisogno, come ho detto prima, ha bisogno di fare esperienza, quindi volevo tutto quello che vedeva lo doveva vedere con calma, in maniera graduale. Poi ho fatto un paio di giretti proprio di cacciarella appena appena per farglici prendere confidenza e per sentirla io anche come si muoveva sul tufo galoppandoci. E mi ha dato delle sensazioni positive, ma ancora per fare il palio siamo molto lontani ancora. Mentre invece ieri abbiamo visto i cavalli che il palio lo possono fare, cosa un po' hai visto nella giornata di ieri, nella prima giornata di prove di notte, ovviamente in vista poi del 29, quindi di domani? Ci sono dei cavalli che hanno rubato l'occhio più di altri, sarà importante vedere un attimino anche le batterie domani mattina, sia per l'atteggiamento al canape che per vedere magari qualche cavallo ancora un pochino più impegnato. Alla fine le prove la notte servono per, si rende conto bene il fantino che monta quel determinato cavallo, per capire come gira, come non gira e il tipo di cavallo che è, però uno va, quell'altro va più piano, poi provi un giro più forte dopo, vederli tutti insieme nel contesto delle batterie è una cosa ancora più simile al palio, quindi sarà fondamentale vederli domattina. Perché ovviamente domani vedremo al canape, ci sono diversi cavalli nuovi anche che potrebbero, e sicuramente ce ne saranno alcuni, essere inseriti all'interno del lotto, no? E poi sicuramente gli occhi saranno puntati su loro, sulla scelta anche degli esordienti. Sì, sicuramente penso che verranno fatti diversi inserimenti. Poi vediamo i capitani quali e quanti decideranno di farne in base anche alle loro valutazioni sui cavalli esperti. E come ti prepari alla giornata di domani, invece al tuo 29 di giugno? Come tutti gli anni, verrò a vedere le batterie, non ho cavalli da montare, quindi guarderò con attenzione tutti i cavalli presenti alla tratta e cercherò di guardare e assorbire più cose che magari nel momento in cui vai a cavallo ti possono far risparmiare una prova. In attesa poi della chiamata, diciamo, no? Perché comunque delle contrarie, dei rapporti ci sono. Sì, ci sono dei rapporti, quest'anno toccherà attendere magari un pochino più di altre volte, speriamo di non attendere in vano. Ovviamente bisogna portare avanti anche le pubbliche relazioni, no? Quello che stai facendo un po', abbiamo visto questa mattina, hai parlato con alcuni capitani. Sì, i rapporti, ripeto, ci sono, con le contrade ci parlo tutto l'anno, le ho viste praticamente tutte. Tutte è un buon segno. Ne è mancata all'appello solo una e vediamo un attimino quello che succede.
Grazie, grazie a Andrea Coghe. Noi ridiamo a voi la linea e poi torniamo da Piazza del Campo. Bene, ancora da Berlinghieri con Susanna Pioli ed Enrico Corbelli per andare a commentare l'ultima prova, quindi la sesta, il sesto raggruppamento, ancora cavalli tutti giovanissimi, in questo caso mi sembra che 5 su 6 abbiano soltanto 4 anni e li vediamo proprio entrare in questo momento. Sono Erinta di Gabriele Bianciardi, la monta Francesco Caria, quindi Francesco Caria che ha montato 3 cavalli giovani questa mattina, Euskaldi che dovrebbe essere montata da Jonathan Bartoletti, lo vedo, quindi non c'è stato un cambio di monta come nel precedente cavallo che invece è stato montato da Alessio Giannetti, quindi Jonathan Bartoletti è su Euskaldi ed è di Ilaria Mella questo cavallo. Esmeralda Elite invece è di Dario Colagello, monta Francesco Mula, come del resto tutti i cavalli che sono a scuderia di Dario Colagè. Quindi c'è Eros Orotellese, che è montato da Andrea Sanna, è di Guido Cannoni, Eros Orotellese. Estrosa invece è di Francesco Carli, la monta Alessandro Cerzosimo. Moresco è di Stefano Trochei, lo monta Michel Puzzu, mentre Tempesta Blu è di Cristian Rivola e lo monta Matteo Rivola. Vediamo chi è che ha disubbidito a Enrico Corbelli. È Andrea Sanna, che non ha sentito il collegamento con Enrico Corbelli, che invitava a fare un paio di giri piano piano. Invece lui è entrato subito e con questo cavallo giovanissimo, peraltro un 4 anni, Eros Orotellese, sta facendo un giro non andatura sostenuta, ma insomma un po' più sostenuto. Sì, vedi, alcuni forse hanno sentito quello che ho detto, scherzo naturalmente. E c'è chi fa in un modo, chi fa in un altro, ognuno è giusto che faccia quello che sente di fare, però io continuo e rimango della mia opinione, specialmente, ma con tutti i cavalli, ma specialmente con i cavalli giovani che non hanno mai visto la pista, prima di partire a galoppo, io un paio di giri a passo e trotto glieli farei fare, come stanno facendo qualcuno naturalmente, perché ti possono fare uno scarto, magari anche se vai a passo, se vai piano, galoppo, vai piano, magari se hanno paura di qualcosa ti fanno uno scarto e ti fanno battere il ginocchio e il cordino. Invece se hanno visto un po' la pista, hanno preso un po' le misure, anche facendo piano, secondo me è meglio. E intanto questo è Jonathan Bartoletti, se non vado errata, che per andare pianissimo credo proprio soffra profondamente, perché non è nella sua natura, lo vediamo sempre partire in maniera abbastanza irruenta, devo dire, una sua caratteristica. Jonathan Bartoletti che monta Euskaldi, mentre dietro di lui c'è Michel Puzzu che monta Moresco, anche questo a dispetto della M, è comunque un cavallo di 4 anni che evidentemente è nato in continente, quindi senza lettera. Eccoli qua, vediamo un bel lavoro a coppia con Bartoletti, che ora invece chiede qualcosa di più a Euskaldi. Dietro c'è ancora Puzzu con Moresco, stanno facendo un bel lavoro, due bellissimi cavalli, fra l'altro con Bartoletti che affronta un San Martino abbastanza brillante e ora affronta anche il Casato con un lavoro che sembrerebbe pensato a coppia. Non so se gli è venuto bene oppure se era stato pensato. E questo è ancora Andrea Sanna con il Sauro Eros Orotellese, che prova anche lui un San Martino con un buon tempo di galoppo e ora va ad affrontare il Casato. Quindi abbiamo visto questo bel lavoro a coppia di Moresco e di Euskaldi, che
hanno fatto vedere buone cose, fra l'altro l'ho detto, due bei cavalli morfologicamente che hanno dato la sensazione di gradire la piazza, pur essendo il loro primo approccio con la piazza. E questo invece è Andrea Sanna con il cavallo che mi sembra gli abbia un pochinino preso la mano, ora lo accarezza. Sì, mi sembra gli abbia allungato un po' troppo, boh. Non credo che forse gli voleva far fare quel lavoro, mi sembra che stia tirando abbastanza, lo vedo un po' in difficoltà, speriamo bene. Bene, mentre le inquadrature sono per Francesco Caria che monta Erinta, lui invece ha fatto un tipo di lavoro completamente diverso, proprio ha fatto passeggiare il cavallo più o meno come ci ha raccontato Andrea Coghe, e questo è ancora Andrea Sanna che mi sembra con Eros Orotellese abbia qualche problemino, le inquadrature naturalmente sono su di lui. Eros Orotellese, anche questo è un cavallo di 4 anni, un cavallo bello potente che abbiamo visto anche durante il percorso. Vado a ricordarvi i cavalli presenti in questo raggruppamento: Erinta, Euskaldi con Bartoletti, Erinta con Caria, Esmeralda Elite con Francesco Mula, Eros Orotellese con Andrea Sanna, Estrosa con Alessandro Cerzosimo, Moresco con Michel Puzzu, Tempesta Blu con Matteo Rivola. Ancora inquadrato è Moresco, questo bel baio di Stefano Trochei. Hanno lavorato prima, ora mi sembra che quasi tutti abbiano ripreso il cavallo in mano, con l'eccezione di Eros Orotellese che fa un po' tribolare Andrea. Eccolo. E io penso c'ha poco, perché vedrà le forze alla fine ti vengano a mancare. Purtroppo non è facile rimanere a cavallo. Eccolo, ce l'ha fatta. Purtroppo è andata come tutti pensavamo, il cavallo probabilmente è ancora verde. Si è anche fermato subito, quindi proprio si è fatto riprendere immediatamente, perché anche il cavallo sarà stanco, infatti vediamo che sta respirando insomma con affanno, perché ha fatto 6 o 7 giri, decisamente anche di più, decisamente impegnato. Non li ho contati, ma probabilmente anche qualcuno in più. E quando fanno in questo modo sicuramente anche il fantino non è facile, ecco, poterlo fermare, che proprio tirava, poi uno più che gira più che si stanca, perciò è andata, speriamo non si sia fatto niente, mi sembra di no. No, mi sembra che la caduta sia stata abbastanza controllata, come dire, perché probabilmente come ce l'aspettavamo noi se l'aspettava anche lui. Lui più di noi. Perché lui c'era sopra e quindi magari era anche parecchio più in pensiero di noi, anche se è comunque apprensione anche per noi che siamo qui a commentare, no? Perché sono attimi in cui veramente non sai che cosa poi alla fine può capitare. E certo, perché tutto può capitare, perché quando uno, oltretutto se te, ora io lo dico, se vai in terra normale, diciamo, quando vai in terra che sei già sfinito, anche quando caschi è parecchio pericoloso, perché sei molto meno reattivo, e lui mi sembrava abbastanza stanco, ecco. E intanto ci sono ancora le inquadrature per Francesco Mula con la grigia Esmeralda Elite, mentre si stanno allontanando tutti gli altri. Mi sembra che sul tufo sia rimasto soltanto Antonio Mula, quindi va in archivio questa ultima prova. Io
Vi ricordo chi ha partecipato: Erinta con Francesco Caria, Euskaldi con Jonathan Bartoletti, Esmeralda Elite con Antonio Mula, Eros Rotellese con Andrea Sanna, Estrosa con Alessandro Cerzosimo, Moresco con Michel Puzzu, Tempesta Blu con Matteo Rivola. Ma darei immediatamente la parola a Veronica Costa e ad Alessandro Pagliai per un collegamento di fronte all'entrone. Sì, Susanna, siamo con Jonathan Bartoletti, presente anche questa mattina. Sì. Jonathan, hai montato adesso, come andava? Bene, ho fatto due giretti, un cavallo nuovo, la prima volta, tanto per farlo imparare un po'. Ti piace essere sempre presente? Ti piace? Io, molto volentieri, tanto se devo venire qui portare cavallo a montare, posso montare, sennò che fo'? Soprattutto anche provarli. Sì, dai, è giusto, anche il mio lavoro. Senti, che hai visto in queste due mattinate, soprattutto poi anche in quella di ieri, che sarà poi fondamentale, no, per la giornata di domani? Dai, qualche cavallo l'abbiamo visto, andiamo, qualche cavallino discreto c'è, ora aspettiamo l'esito di quelli che andranno alla tratta, e poi tanto quelli che dovranno dirci il lotto saranno veterinari, poi, perché dipenderà da loro chi manderanno e chi non manderanno. E poi farai la lista ai capitani? Ma io vedrò la situazione migliore, la lista vediamo, dai, tanto domani è una giornata parecchio impegnata e intensa. Monti anche domani? No, Dio mio, no. Domattina un po' di riposo, domattina, perché poi la giornata è lunga, diciamo, no? Si parla anche di tanti esordienti, pensi che alla fine poi sarà così, insomma? Ma sai, io penso che già se vediamo il numero di quelli che vanno diretti alla tratta, qualche esordiente ci sarà di sicuro. È anche bene, penso, no? Cioè, nel senso, penso sia la cosa giusta. Grazie, Jonathan. Grazie, buon lavoro ancora. Buon lavoro, e noi ridiamo a voi la linea. Immagino che andremo nuovamente in pubblicità per poi riprendere un attimo la linea da Palazzo Berlinghieri per i saluti finali. Bene, allora mi dicono che non c'è pubblicità, quindi ringraziamo comunque i nostri sponsor che ci hanno permesso di farvi vedere questi due giorni. A questo punto io vi saluto da Susanna Pioli ed Enrico Corbelli. Buona giornata a tutti, fate, divertitevi. Da Enrico Corbelli e Susanna Pioli, quindi da Palazzo Berlinghieri, con l'invito di Enrico a divertirsi, perché la festa, il palio è comunque festa, è comunque divertimento, è comunque gioia, è comunque passione. Io vi saluto, con me appuntamento domani per la presentazione dei cavalli e per le batterie di selezione insieme a Claudio Giomini. Grazie ancora anche a Veronica Costa e ad Alessandro Pagliai che ci hanno fatto sentire le voci dei protagonisti dalla postazione di fronte all'entrone. Un saluto e linea alla rete, con immediatamente dopo di noi, intorno alle 7:15, la rassegna stampa a cura di Filippo Maiattini. Grazie a tutti e buona giornata. Questo programma è realizzato in collaborazione con Pianigiani Rottami, Autofficina Simoncini, Siena Bureau, Cancelli Office e Concept Store, Vivaio Cerretani, Marzocchi Elettronica, Nuova Autocarrozzeria Bandinelli, Ottica Nova, Calcio Più, il settimanale sportivo della Toscana, The Lab, Work in Progress,
Ristorante Casa Tua. ETS Tech.